Ciao a tutti ragazzuoli e benvenuti in questo episodio speciale della Closed Beta di The Crew, nuovo titolo di corse free roaming, incentrato soprattutto sulle corse clandestine e sulla componente online. Partiamo subito con questa prima missione in cui ci vede a bordo di questo bel gippone in cui dovremo scappare dalla polizia. Il titolo sinceramente si presenta molto arretrato dal punto di vista grafico, sembra un titolo per PlayStation 3 upscalato a 1080p, questa è una sola risoluzione per farvi capire un pochettino, ma tutto sommato comunque è abbastanza godibile data la grandezza delle mappe, che veramente da quanto ho capito si può girare tutta l'America, quindi è veramente ampio come titolo. Come guidabilità e feeling dell'auto posso dire che il titolo è totalmente arcade, non c'è nulla di simulativo, è un po' come giocare a Burnout, per farvi un esempio. Quindi se vi piace il genere, questo titolo potrebbe fare per voi. Dicevi, il titolo è impostato sull'online, sul social, poi vedremo più avanti appunto la crew, è praticamente la vostra banda, in cui potete giocare con altri tre amici per fare le missioni in quattro. Comunque questo lo vediamo dopo. Iniziamo subito con la prima missione, dopo quella della Jeep, in cui ci metterà alla guida di un'auto un pochino migliore di questa, anche se abbastanza inguidabile secondo me. Harry, sono solo. Ora dobbiamo impostare la nostra destinazione, il nostro prossimo obiettivo. Qua vi sto facendo vedere un pochino le visuali come sono. Sinceramente è fatto tutto abbastanza bene, dai. L'unica cosa è che, non so, se voi presso un gioco next gen comunque è un pochino così, è un pochino impastato il tutto, la grafica è un pochino impastata, un pochino arretrata. Vabbè, lasciamo stare la grafica, comunque il gioco mi ha divertito abbastanza. È pieno di cose da fare, guardate già soltanto questo pezzo di mappa quanto è enorme. Quindi sotto questo punto di vista non ci dovrebbero essere problemi. Almeno da questa beta. Devi tornare subito a Detroit. Da quello che si può vedere da questa beta, ovviamente. Una cosa che non mi è piaciuta tantissimo, però forse è abbastanza, non lo so, praticamente quando impostiamo la destinazione di solito negli altri giochi di guida ci viene indicato il percorso sulla strada. Invece qui ce lo mette sopra la testa, tipo. Sei felice? Più avanti si vede, forse. Devi andare a Detroit, Alex, imposta la destinazione. È un pochino. Sì, è funzionale, dai. Dovresti vedere che gente. Però lo preferivo sulla strada come tutti gli altri giochi, sinceramente. Non scordati di andare da tuo fratello dopo. Sembra una cosa seria. Tranquillo, nonnino, non me lo scordo. Ecco, come dicevo prima, visto che ce l'abbiamo sopra la testa. Non so ancora bene se mi piace o meno questa impostazione, perché siamo stati sempre abituati, penso tutti, ad avercelo sulla strada, la destinazione, invece di avercelo sopra la testa la linea blu. Comunque, è una scelta. Io ci sono abituato abbastanza presto, forse per avere la visuale libera sulla strada, non lo so. Questa macchina è ingestibile, meno male che la cambiamo quasi subito. Non è che sono un fenomeno nei giochi di corsa, soprattutto in quelle arcade con una guidabilità impossibile. Vabbè, comunque da questo punto di vista, ripeto, se vi piacciono i giochi arcade, The Crew può fare per voi. Poi dovrebbe essere potenzialmente infinito, o quantomeno dalla durata bella importante di tutto quello che c'è da fare. Ci sono vari sistemi, poi più avanti vedete, di potenziamenti dell'auto, sia interni che livree esterne. Ci sono punti abilità che si sbloccano per darvi maggiore frenata, per esempio, maggiore esperienza, insomma. Il titolo sembra veramente ben fatto. C'è un sistema di danni, la macchina si può rovinare e noi la dobbiamo risistemare. E soprattutto sulla mappa, un po' come succedeva in Need for Speed, l'ultimo,
vediamo i nostri amici correre sulla mappa. Ovviamente in tempo reale. Io mi sono concentrato un pochino sulle missioni principali per vedere com'era la storia, perché al contrario di Need for Speed qua la storia sembra un pochino più interessante, almeno all'inizio, poi non so fino a che punto la storia può tenere in piedi un gioco di auto. Comunque i pretesti che ci sono nella storia sono abbastanza carucci. Arrivato a un certo punto comunque il gioco si trasforma un pochino nel scalare la lista dei cattivi, dall'ultima posizione arrivare alla prima, un pochino come in Most Wanted, cioè dall'ultimo si deve arrivare al primo, al capo. Ma dove sei? Quindi dobbiamo farci una sorta di reputazione. Calma, ci sarò. Insomma, il gioco quindi secondo me mescola un pochino Most Wanted di Need for Speed, un po' di Burnout e un po' di Forza Horizon. Horizon, come si dice. Comunque sia, l'ambientazione è abbastanza ricca, cioè il traffico è molto intenso, ci sono zone urbane che sembrano realmente vive, quindi secondo me non potevano spingersi con graficamente con poligoni come per esempio Drive Club o il prossimo Project Cars, in cui ci sono soltanto quelle macchine, diciamo, e mettere tutti i poligoni lì. Ovviamente per ricreare un ambiente così grosso hanno dovuto sacrificare qualche cosa. Ecco, qui siamo partiti con la nostra prima gara. Quindi ogni obiettivo in cui noi arriviamo ci sarà un evento da fare per poter proseguire nella storia. Vabbè, questo è inutile che ve lo dico io, lo state già vedendo voi. Comunque. Ovviamente in alcuni obiettivi dobbiamo arrivare per forza primi, in altri no. Qua dobbiamo arrivare in testa alla corsa, e quando alla fine finiremo ci darà l'esperienza e i soldi. Ovviamente ogni volta che si sale di livello ci darà delle ricompense e poi più avanti lo vedete. Sono salito a livello 2, quindi potete vedere qualche cosa. Ok, adesso qui è successo un po' di patatrack nella trama dobbiamo comprarci una macchina. Non vi dico che cosa è successo, anche se magari qualcuno lo scoprirà stando attento al video. Dobbiamo scegliere tra queste 4 auto. Io ho scelto la seconda, che mi piaceva di più. La 370Z, la Z34,
Però prima mi sono detto, si può provare l'auto, si può fare un test drive. Mi è piaciuto, ho scelto questa. Ovviamente dovrebbero essere diverse auto man mano che saliamo di livello, man mano che saliamo nelle officine. Qua adesso ci spiego un pochino il gioco, vi lascio un pochino guardare i gameplay in pace. Fatti un giro e provala. Ok, adesso siamo nel tuning, o tuning letto in italiano, in cui possiamo vedere come poter modificare la nostra automobile. Effettivamente le modifiche in questo gioco sono abbastanza ampie, almeno da una prima occhiata, e sinceramente sono contento di questo. Ci sono le livree, ci sono le modifiche estetiche, ci sono le minigonne e quant'altro. Quindi adesso andiamo nel negozio, nel primo negozio. C'è un'officina dall'altra parte della città. Ti mando le coordinate. Chiama quando hai fatto. Questi sono stock, pronti a essere elaborate nelle officine. Ogni regione ha un'officina elaborazioni con uno starter kit diverso in vendita. Gli starter kit modificano l'auto per i diversi tipi Ok, di mo ci dà una Una volta montato spiegazione uno starter kit, di come puoi comprare funziona. pezzi che saranno Ci sono installati vari kit, come automaticamente. potete Per vedere, pezzi meccanici, più normale, alto il livello off-road, auto, extreme più è alto, e migliori quant'altro. saranno le Quindi sembra prestazioni del abbastanza mezzo. ampio. Là ci fa vedere una piccola elaborazione della macchina, a seconda del kit che montiamo. Come potete vedere sembra abbastanza interessante, ovviamente siamo all'inizio, quindi abbiamo il kit base, quello che ci regala lei. Qua è il livello dell'auto. Ah, vorrei mettere direttamente Molto questo per bene. provarlo, Fatti un vabbè. giro. Accontentiamoci di quello gratuito adesso, che modifica leggermente l'aspetto, non è che lo fa tantissimo. Comunque ci inserisce pure il nitro. Che male non fa. Qui sono andato un pochino a vedere, non c'è nulla ancora di sbloccabile. Ho visto soltanto che c'era le varie aspirazione, cambio, testata, pneumatici, freni, sospensioni, differenziali, riduzione peso, insomma, quindi ce n'è per tutti i gusti. Adesso dobbiamo sfidare direttamente lei, Zoe, e dobbiamo vincere in un testa a testa. È abbastanza semplice, quindi mi sono pure divertito. Tanto siamo in una demo, quindi possiamo un pochino incontrare Zoe, scusate, possiamo un pochino C'è chi mi sperimentare copri buca. Non le nostre funzionerà. abilità di guida. Si Piantala, sto arrivando. chiama Detroit. Comunque dai, alla fine il titolo non è così male.
solo la grafica, come ho detto prima, un pochino deludente, ma ripeto ancora una volta, per avere tutto sto free roaming gigantesco non potevano fare molto diversamente, almeno. Sei stato dentro per Poi molto è tempo. Sempre una beta, mancano diversi mesi al prodotto finale, quindi... Può darsi pure che migliora leggermente. Vabbè, ora battiamo la nostra amichetta, conosci tra virgolette. L'accordo. E le clausole sono prima prendiamo Kobur e dopo Shiv. Tutti gli altri arresti sono un bonus. Non ti aiuterò a sbattere in galera i Five Ten. Mi interessano solo gli sbirri corrotti e gli assassini. A proposito, rinchiuderemo Shiv a vita. Se lo uccidi, ritorni dritto in galera. L'hai a morte con Coburn, quello è chiaro. Ma io a che ti servo? Il punto debole di Coburn sono i Five Ten, a metà FBI nel taschino. Se usassi i canali convenzionali, non riuscirei mai ad arrivare a lui, ma usando un infiltrato nell'operazione di Shiv, li beccheremo. Al contrario dell'alfa di le abilità per andare a fondo della cosa. Evolve, questa è veramente stabilissima, non ho avuto lag, non ho avuto niente. Ho giocato in modo perfetto sempre, quindi... Un plauso ai server, soprattutto Drive Club, che si ricorda al lancio. Il disastro, comunque non è questo il momento di parlarne. I momenti server sono perfetti, erano pieni pure di gente. E tutto andava fluido e liscio. Qui volevo farmi una passeggiata al parco, ma non ci sono riuscito. Andiamo? Ho approntato una base. Ci serve un posto sicuro, dove la tua crew possa lavorare in pace. La mia crew? Esatto. Ciò che rende eccezionale un frontman è la squadra alle sue spalle. E abbiamo battuto la tizia. Sinceramente mi sono piaciute fino alle missioni, soprattutto quelle legate alla storia, sono molto interessanti. Bisogna vedere a lungo termine, io in questi giorni ci giocherò. Non so se fare un altro video, vediamo un pochino. Magari per darvi una piccola impressione farò un video più breve, più compatto, di 2-3 minuti per dirvi un pochino come funziona, è che ci sono 5 giorni di beta, mi pare. Dal 6 all'11, se non vado errato. Siamo saliti di livello e ci ha dato un pezzo che si può installare direttamente. Questa è una cosa utilissima senza dover tornare in officina. Che mi è piaciuto. Ora qui ho fatto un altro paio di gare. Poi più avanti ho fatto una cooperativa. Con un amico, tra virgolette, che l'ho trovato così, sul server. Questi sono i punti abilità che si sbloccano. E possiamo utilizzarli un pochino come vogliamo. Io vi lascerei questi ultimi 7 minuti a guardarvi in tutta tranquillità la beta, quindi fatemi sapere qui sotto cosa ne pensate del gioco, se vi è piaciuto o meno, o se ci state giocando magari mi date i vostri ID, PSN, ci vediamo online, e magari fra 5 giorni vediamo di fare un video riassuntivo. Comunque per il momento vi saluto, da Shinke Matrice è tutto, buona visione. Allearti con altri 5-10 per salire di grado rapidamente. Usa l'elenco giocatori per individuare membri nella tua zona e formare una crew. Collaborando avrai più possibilità nelle missioni e...
Ok, Alex. Sei pronto? Andiamo. Pensiamo al tatuaggio. La prima missione è sulla mappa. Ho informazioni su una corsa clandestina. 510. Devi fare colpo su un V2, così appoggerai il tuo primo tatuaggio. Aspetta, sono di Detroit. Qualcuno mi riconoscerà. Sono passati 5 anni. Quando Shiva è diventato V8, ha cacciato tutta la crew di tuo fratello. Non ti conosce nessuno e se controllano il database della polizia, troveranno solo una scheda falsa. Lo spero bene. Resta primo. Non puoi farti arrestare proprio adesso. Ti stanno seminando. Devi vincere. So cosa devo fare, Zoe. Sai guidare bene e per questo ti ho scelto, ma questa volta è diverso. Ogni contatto che ti crei, ogni gara che vinci, ogni miglio che percorri avvicina me a Coburn e te al killer di tuo fratello. Ci siamo capiti? Certo. E allora muoviamoci. Senti, apri bene le orecchie. C'è una consegna per un cliente speciale. Cliente speciale? Cos'è? Corrompiamo un giudice? Qualcosa del genere. Gara, così possiamo ripulire quegli idioti. Un'auto
off-road, ma non farti ingannare dal nome. Si guida bene ovunque. Sì, lo immaginavo. Rispetto alle auto tuning, vanno meglio sui salti, quindi occhi aperti per le scorciatoie. Forza, forza, forza! Ultima tappa!